Si voleva stabilire la condizione per l'applicazione delle accelerazioni sismiche secondo la normativa italiana, in particolare l'NTC 2018. Supponiamo di avere già definito il sistema geotecnico in quanto a stratigrafia e parametrizzazione geotecnica in precedenza e di avere quindi a disposizione la griglia di elementi finiti necessaria. A quel punto le azioni sismiche vengono definite secondo le norme NTC in base al parametro beta di riduzione delle accelerazioni su suolo rigido e in base al valore definito su suolo rigido di accelerazione orizzontale. Passo successivo consiste nel rapportare tale accelerazione alle condizioni stratigrafiche e ai sottosuoli, per esempio tipo B, effettivamente presenti. Si tratta poi di fornire i coefficienti di topografia sia per la sommità sia per la base del pendio, che sono differenziati tra di loro. E si passa quindi a definire sia l'altezza della griglia elementi finiti per la quale si esplicano le accelerazioni, sia anche la direzione lungo il pendio, in particolare da monte verso valle, delle accelerazioni stesse. A questo punto l'input è stato reso coerentemente con la normativa italiana e si può passare alla fase successiva di analisi del pendio.